qui con Alice Cairoli, insomma, tanto talentatissima, tanto siciliana come me, insomma, dice questa già per me è una grande cosa. Grazie. Io ho tifato Alice, lo voglio dire, l'anno scorso, insomma, fatto il tempo, insomma, tra l'altro ho ricevuto il premio, diciamo, questa cosa, l'anno scorso. Sì, sì, il premio Lucio Dalla, che è uno dei più importanti premi assegnati, perché viene assegnato dalle radio, dalla TV. Ma devo dire che indipendentemente da un podio, sì, 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 assolutamente sì. Alice, siamo di nuovo qui a Sanremo. Lo so, non sei maestro ufficiale, ma la domanda è d'obbligo. Ma se ti avessero chiesto di che io ti avrei visto diventare, sono tanti giovani, sì, ma poi sì, un'altra anno, non lo so, adesso vedremo come sarà. Con chi vorresti duettare? Ma io adoro l'ultimo, parliamo di quelli che stanno affrontando il festival quest'anno, l'ultimo senza dubbio, cioè riconosciuto, è una persona molto carina e oltretutto artisticamente è tra i migliori, ossia è un ragazzo che ha potuto dire, e diciamo è anche un invogliare i giovani, lui riesce veramente a incentivare i giovani a darsi, ad aprirsi con il mondo, a, diciamo, fa venire proprio voglia di parlare, no? Fa venire proprio voglia di esprimere. Perché i giovani che hanno qualche problema a esprimersi, secondo me sì, ma diciamo che è una condizione molto più adolescenziale forse che nel contempo. Però fatichiamo su tutti a parlare, fatichiamo su tutti a entrare nel mondo. Sì. Ci chiudiamo tutti con i social, sì, siamo un po'. E quindi trovare un ragazzo della mia età che riesce ad esprimere se stesso in questo modo senza chiudersi è una cosa importante, in è una cosa molto importante. Da cantautrice apprezzo molto. Oh, un altro sta facendo il festival, non ha mai fatto il festival, è Salmo. Sì. Salmo che appunto quest'anno ha spopolato anche nelle radio. Prima non era molto passato in radio, non è mai stato uno molto radiofonico, ecco, quest'anno invece ha spopolato con playlist, con l'album, quindi mi piacerebbe tantissimo cantare con Salmo. Ecco, questi sono i due artisti preferiti, sì, da Alice. Pronostico, lo facciamo, pronostico per i primi tre nomi, dai, tre nomi. Iran. Molto seguito, tra l'altro. Molto seguito. L'ultimo è Mahmood. Mahmood un bel sound, molto radiofonico il pezzo, secondo me in radio spot. Nonostante il testo secondo me non sia granché, però i ragazzi oggi vogliono testi semplici, musica orecchiabile. Assolutamente. Quindi tu dici che i giovani si passeranno, insomma, diciamo, le vecchie sì, glorie, vediamola. Secondo me sì, anche se a me piacerebbe dare anche il volo perché sono comunque un'elite della musica italiana, fanno lirica, cosa italiana, e sono bravissimi. Oltretutto la canzone è bella tanto quanto era bella vinse 2 anni fa, quindi secondo me anche loro hanno alcune possibilità, o la Bertè. La Bertè che è rinata musicalmente. Sì, è rinata ed è una delle poche vecchie, tra virgolette, artiste che sembra una ragazza giovane, sì, ah, sì. Sembra che sia anche un incontro con un gruppo giovane, però devo dire che lei si sta tirando su alla ragione. Sì, assolutamente. Beh, grazie Alice, grazie a voi. Punto di vista sul festival di Sanremo è importante. Grazie.